Ciao a tutti, sono Elisabetta e volevo suggerirvi 5 libri da leggere in quarantena. 4 di questi libri sono opere a sé stanti, mentre uno è parte di una trilogia. Ho già iniziato 2 di questi libri, e cioè I Testamenti, ovvero il seguito del racconto dell'ancella di Margaret Atwood, e Lo specchio e la luce, The Mirror and the Light, nella versione inglese di Ilary Mantel, che è il terzo libro della stupenda trilogia di Ilary Mantel, Wolf Hall, Anna Bolena, una questione di famiglia, Lo specchio e la luce. Questi 2 sono i libri che ho già iniziato. Gli altri 3 libri che invece non ho ancora iniziato sono un classico dei classici, cioè Notre Dame de Paris, un libro di Enrico De Aglio che tratta del caso Borsellino e un libro di José Saramago che è un'opera teatrale dedicata al Don Giovanni. Comincerei con questo libro. Che probabilmente conoscete tutti, è il seguito del racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Come sapete, il racconto dell'ancella è un libro che fu scritto dalla scrittrice canadese negli anni Ottanta. E forse anche sulla scia del grande successo anche televisivo degli ultimi anni è stato pubblicato di recente il sequel, che è questo. Non so esattamente se si possa a tutti gli effetti definire sequel perché ne ho letto soltanto 2 capitoli per ora e quindi non posso dirvi se, diciamo, tecnicamente può configurarsi come un sequel. Sicuramente quello che ho letto finora mi ha intrigato, nulla da dire ovviamente sulla qualità della scrittura che conosciamo dal libro precedente. Ho però abbandonato per il momento la lettura di questo libro perché sto leggendo il terzo ed ultimo libro della meravigliosa saga di Ilary Mantel, che si compone di 3 libri, che sono il primo è questo, che vi consiglio spassionatamente e tra l'altro adesso è anche in ebook a 0 euro con Kindle Unlimited, mi sembra, fino a lunedì, credo che sia fino a lunedì, comunque controllate. Spero che di non darvi un'informazione, come dire, già desueta. Questa saga è straordinaria. Quello che vi posso dire è che quando ho iniziato questo libro ne ho letto 3 pagine, poi l'ho posato sul tavolo. Ho telefonato a mia madre per dirle, ho scelto un libro a caso, credendo fosse un buon prodotto artigianale. Io amo la fiction ambientata ai tempi dell'Inghilterra di Enrico VIII, di Elisabetta I, eccetera. Credevo che fosse, come dire, un prodotto commerciale, non ai livelli proprio bassi, tipo Philippa Gregory, che ha una scrittura che, insomma, tanto vale leggere ai Love Shopping. Ma pensavo fosse un buon prodotto, un po' come per esempio i gialli di C.J. Sansom, che se non avete letto vi consiglio quelli, la saga di Matthew Shardlake. C.J. Sansom è uno storico e un avvocato e il suo protagonista è un avvocato gobbo all'epoca di Enrico VIII e i suoi sono buoni libri commerciali con una loro dignità. Questo è un'altra cosa, nel senso che l'autrice ha davvero uno stile di scrittura. È un libro che probabilmente non consiglierei a chi legge poco o non ha una certa facilità di lettura, nonostante non sia un libro difficile. Ho sentito dire da alcuni, è un libro difficile. Sinceramente, no. È una valutazione che non condivido assolutamente. Per farvi un esempio banale, le prime 100 pagine del libro del Nome della Rosa, sono molto più difficili di questo, che ho trovato un libro scorrevole. Comunque, fatto sta che questo è il primo libro della saga. Il secondo libro, si intitola Anna Bolena, una questione di famiglia. Non ve lo faccio vedere perché ne ho 2 versioni, ma sono entrambe nella edizione inglese. Una è l'edizione, diciamo, paperback commerciale e l'altra è un'edizione deluxe autografata dall'autrice. E ho acquistato il terzo ed ultimo libro che si intitola The Mirror and the Light, che verrà pubblicato da Fazzi nell'autunno prossimo anche in italiano. Io di solito li leggo prima in inglese e poi anche in italiano.
Sostanzialmente la saga ha ad oggetto un pezzo della vita di Thomas Cromwell, che è il figlio di un fabbro che per una serie di ragioni riesce a farsi strada fino a diventare il consigliere più influente di Enrico VIII e di fatto probabilmente l'uomo più influente del regno. Vengono seguite le sue vicende in ascesa e poi anche in discesa, perché non vi spoilero, essendo un fatto storico, lui finirà poi alla fine decapitato. Il terzo ed ultimo libro della saga si è fatto attendere parecchio, perché l'autrice ha impiegato diversi anni per scriverlo. Io aspettavo da anni di poter finalmente terminare la trilogia e quindi quando il libro è arrivato, purtroppo in ufficio, quindi non potevo andarlo a prendere, mi sono comprata l'ebook e sto leggendo l'ebook, quindi non ve lo faccio vedere perché appunto sto leggendo l'ebook. Non vedevo l'ora di poter concludere questa saga, penso che rimarrà tra i migliori romanzi storici del secolo. Quindi consiglio questa trilogia spassionatamente a qualunque lettore, un po' navigato. Gli altri tre libri che consiglio in quarantena, sono questo, Notre Dame de Paris, in questa bellissima edizione, al di là del fatto che si è piegata. La particolarità di questa bellissima edizione della Burr è che non soltanto ha una sovracoperta molto bella, che potete vedere, ma contiene anche le illustrazioni storiche. Qui ne vedete una a caso, ve ne faccio vedere qualche altra, questo all'inizio di ogni capitolo. Ne vedete un'altra, qui ne vedete un'altra. Devo ammettere che si tratta della prima volta che leggo Notre Dame de Paris. Può, penso, apparire strano ed in effetti era una mia lacuna, un po' come se qualcuno mi dicesse non ho mai letto il Conte di Montecristo, lì per lì rimarrei forse in un certo qual modo stranita, quindi capisco se qualcuno rimanesse stranito nel sentir dire che non ho mai letto Notre Dame de Paris. Un po' dipende dal fatto che ho sempre preferito la letteratura inglese, un po' dipende, non saprei neanche dire da che cosa. Fatto sta che questo libro mi era rimasto indietro ed essendo un tomo comunque abbastanza voluminoso con le sue oltre 550 pagine, ho pensato che la quarantena potrebbe essere una buona occasione per colmare questa mia lacuna. Gli ultimi due libri che consiglio sono questo. Questo libro parla ovviamente della morte di Paolo Borsellino. Ho letto un altro libro di Deaglio che si intitola La banalità del bene e che racconta la storia di Giorgio Perlasca. Per chi non lo sapesse, Perlasca salvò più ebrei di Oskar Schindler durante la guerra. Inizialmente era un fascista, ma poi a costo di rischi personali grandissimi, riuscì a salvare moltissimi ebrei in modo molto rocambolesco. Ho deciso, visto che ho letto già diversi libri che trattano dell'agenda rossa di Paolo Borsellino e in generale, della sua uccisione, della morte sua, di Falcone, eccetera, di aggiungere alle inchieste, ai documenti, ai libri in qualunque forma siano stati scritti, anche un'ulteriore tappa, quindi ho scelto questo libro. Mi ha colpito molto anche quello che ha riportato, che vi faccio vedere, è una frase tristemente significativa. Sono curiosa di vedere se questo libro potrà aggiungere, diciamo, dei tasselli ulteriori rispetto alle informazioni che ho già raccolto, non direttamente ovviamente, ma leggendo altri libri, o se saprà fornirmi qualche spunto di riflessione in più o se questa inchiesta ha portato dei risultati di cui magari io non sono a conoscenza. L'ultimo libro che vi consiglio, è questo. José Saramago, Don Giovanni. Si tratta di un libro, diciamo, di facile lettura nella misura in cui, essendo un testo teatrale, chiaramente le pagine non sono, come dire, riempite per intero. Ho scelto questo libro perché
perché sostanzialmente fornisce una prospettiva sul Don Giovanni un po' diversa da quelle abituali, nel senso che siamo stati abituati a vedere anche nelle opere, per fare un esempio, non solo nella letteratura, come un libertino, tutto sommato un personaggio negativo. Invece Saramago decide di farne una figura differente, meno negativa, anche, come dire, rendendo più grigie le persone che sono intorno a lui, cioè lui veniva rappresentato come un personaggio assolutamente negativo e molti dei personaggi attorno a lui come personaggi angelici. Saramago, stando a quello che ho letto di quest'opera, fornisce un ritratto più umano, più chiaroscuro di tutti i personaggi coinvolti nella vicenda. Quindi il sottotitolo Il dissoluto assolto suppongo si riferisca a questa nuova prospettiva. Spero che in questi giorni di reclusione questo consiglio possa esservi stato utile. Vi saluto, a presto!